Osservando con attenzione la facciata del Duomo di Milano, anche un occhio poco avvezzo al linguaggio architettonico rimane spiazzato. La forma classica dei portali e delle finestre appare come un corpo estraneo rispetto allo stile gotico del resto della cattedrale. Se torniamo indietro di diversi secoli, e precisamente nell'anno 1353, possiamo osservare come quest'area fosse occupata da diversi edifici. A sinistra sorgeva la cattedrale estiva di Santa Tecla, con il battistero di San Giovanni, mentre a destra si trovava la cattedrale invernale di Santa Maria Maggiore, con il battistero di Santo Stefano. Incerta la collocazione del grande campanile che fungeva anche da torre civica, fatto costruire da Azzone Visconti sui resti di quello distrutto dal Barbarossa nel 1162. Proprio nel 1353 il campanile crollò, danneggiando in modo grave la facciata di Santa Maria Maggiore, che nei decenni successivi venne ricostruita. Ben presto però la vecchia chiesa divenne troppo piccola per le ambizioni della città. E nel 1386, con l'avvento di Gian Galeazzo Visconti al Ducato di Milano, si decise di costruire una grande cattedrale che avrebbe sostituito le due chiese preesistenti. Per costruire il nuovo edificio vennero abbattuti i due battisteri e nel 1456, per far posto alla nuova piazza, anche la Basilica di Santa Tecla. La navata laterale a nord, con le sue colonne, venne inglobata in una nuova costruzione, opera dell'architetto Solari, che prese il nome di Coperto dei Figini, dal nome di chi l'aveva fatta costruire, Pietro Figino. Lo stesso anno i deputati della fabbrica decisero di collocare una colonna in porfido per segnalare dove sarebbe sorta la futura facciata. Rimarrà nella sua posizione sino al 1591, quando, presa la decisione di concludere la costruzione della cattedrale, sarà venduta dalla fabbrica. In epoca successiva, per poter completare la costruzione della cattedrale, verranno abbattuti anche il portico delle Bollette e una porzione di Palazzo Ducale. La chiesa di Santa Maria Maggiore, inglobata poco alla volta nel nuovo edificio, verrà demolita in periodi successivi, finché ne rimarrà in piedi solo la facciata, utilizzata per decenni come fronte provvisoria della nuova cattedrale, e abbattuta nel 1638. Ho ricostruito la vecchia facciata osservando l'antico stemma della fabbrica del Duomo, ma anche i particolari di alcuni dipinti che raffigurano la cattedrale in costruzione. Per le proporzioni mi sono basato sulla sezione aurea, in un rapporto costante fra le misure degli elementi della facciata. Questa era costruita su due livelli, con quella inferiore in marmi poligoni, ed aveva un coronamento tricuspidato, che ricorda l'architettura veneziana ed in particolare l'antica facciata del Duomo di Mantova, progettata da Pierpaolo Dalle Masegne, a cui molti attribuiscono anche la paternità della facciata milanese. La chiesa aveva tre ingressi, quello maggiore preceduto da un protiro sorretto da colonne su leoni stilofori. I due ordini della facciata erano separati da una fascia orizzontale di loggette con statue, mentre un grande rosone illuminava la navata centrale. In alto, in una torretta, erano alloggiate le campane, che col progredire della costruzione della nuova cattedrale verranno trasferite in un campaniletto provvisorio. All'interno del duomo, sulla parete della navata sinistra, possiamo ancora ammirare alcune sculture provenienti dalla vecchia chiesa. Non sappiamo se sia esistito un progetto originario per la facciata, ma tutte le rappresentazioni più antiche la raffigurano affiancata da due grandi campanili, con un disegno che riproponeva lo stile architettonico dei contrafforti laterali. Si cominciò a discutere della facciata solo nel 1582, quando Pellegrino Tibaldi, eletto nel 1567 responsabile della fabbrica del Duomo, fece demolire la porta del transetto settentrionale, la famosa porta verso Compedo, per riposizionarla all'altezza della colonna rossa che dal 1456 segnava il punto di arrivo delle navate del Duomo,
e diventare il nuovo ingresso della cattedrale. Vennero realizzate le fondamenta, ma il progetto non venne mai portato a termine. Intanto si era aperto il dibattito su come realizzare la facciata, se in stile gotico o alla romana, secondo il gusto neoclassico dell'epoca, che però comportava la difficoltà di armonizzare il vecchio con il nuovo. Nel 1587 Martino Bassi sostituì Pellegrino Tibaldi, che intanto aveva lasciato Milano. Il Bassi realizzerà almeno 7 disegni per la facciata, tutti caratterizzati dall'assenza di torri campanarie. Anche Tolomeo Rinaldi nel 1590 proporrà un suo disegno, che prevedeva una facciata su 2 ordini, con al centro un pronao e ai 2 lati 2 grandiosi campanili. I progetti di Martino Bassi e di Tolomeo Rinaldi non erano però così autorevoli da essere subito approvati e dopo la morte di Gregorio XIV e dello stesso Bassi, il capitolo nel 1592 fu obbligato a bandire un concorso rivolto ai migliori architetti di Roma, Firenze, Venezia e della Spagna, luogo dove ancora risiedeva Pellegrino Tibaldi. Tibaldi elaborò una facciata su 2 ordini, caratterizzata da una marcata orizzontalità. Il primo ordine, sormontato da un attico, era scandito da 10 colonne con 5 ingressi, mentre il secondo, di forma quadrata e limitato solo alla navata centrale, era caratterizzato da un'unica apertura fiancheggiata da coppie di colonne, con 6 obelischi giganti sui lati. Le gigantesche colonne di ordine corinzio, alte 39 braccia e 3 once, circa 24 metri, sorreggevano un'impressionante cornice, che sporgeva dal profilo della facciata per quasi 5 metri. Ai lati, Tibaldi proponeva 2 alti campanili su 3 ordini. Il disegno ricordava la facciata dell'Escorial, ma anche la chiesa di San Pietro a Roma. Nel 1609, il cardinale Borromeo, dopo aver approvato il disegno del Tibaldi con qualche modifica, lo inviò in Spagna per sollecitare l'ottenimento della porzione di palazzo ducale necessaria al completamento della fabbrica, cosa che poi otterrà permettendo di avviare definitivamente la costruzione della facciata. La pietra adatta alla costruzione delle colonne fu trovata sul monte di Baveno, dove 2 ingegneri individuarono un unico pezzo di granito rosa che si era staccato dalla montagna, sufficiente a realizzare non solo le 10 colonne dell'ordine inferiore, ma anche le 6 di quello superiore. Le colonne, una volta caricate su una grande imbarcazione senza sponde per facilitare le operazioni di carico e di scarico, dopo aver attraversato il lago e percorso il Ticino in naviglio grande, sarebbero giunte sino a Milano. Occorreva anche realizzare alcune opere idrauliche, come l'allargamento delle chiuse e la demolizione di qualche ponte e di qualche edificio posto di spigolo sul naviglio interno. Il progetto di Tibaldi fu elaborato successivamente dal Bisnati e dal Recchino, che ne propose numerose varianti, poi riprese da Fabio Mangone, a cui si deve quello finale. Nel 1621, grazie a Giovanni Pietro Carcano, che nel suo testamento lasciò un'ingente somma di denaro per la costruzione della facciata, i lavori interrotti per una crisi economica ripresero. Il testamento prevedeva però che la somma non avrebbe dovuto essere spesa per le colonne, ma solo per la realizzazione delle porte e delle finestre. Il 10 luglio del 1628 iniziarono finalmente le operazioni per il trasporto della prima colonna, che purtroppo, spezzatesi per il troppo peso le funi che la reggevano, si spaccò in 3 blocchi, finendo direttamente nel lago sottostante. Il Mangone, umiliato da questo fallimento, morirà un anno dopo. Nel 1638 Carlo Buzzi succedette a Francesco Richini nella direzione della fabbrica. Nel 1645, viste le difficoltà costruttive legate alle grandi colonne in marmo, Buzzi presentò un suo progetto che, salvaguardando gli elementi classici già realizzati, riprendeva i motivi gotici della cattedrale e prevedeva ai lati della facciata 2 altissimi campanili. Al progetto di Carlo Buzzi si contrappose quello di Francesco Castelli, presentato nel 1648, che proponeva un disegno completamente inedito, una reinterpretazione del vecchio progetto di Tibaldi in uno stile pseudogotico, con colonne più corte e tortili, un portico ad archi ogivali ed un timpano superiore che si richiamava all'antica facciata di Santa Maria Maggiore.
decenni successivi vennero presentati innumerevoli progetti dove il barocco si accostava al gotico e gli elementi classici venivano spesso nascosti da un portico. I lavori però rimasero sospesi per parecchio tempo e solo nel 1683 venne demolita la vecchia facciata quattrocentesca ed il nuovo prospetto venne chiuso con opere murarie per fare da contrafforte alla prima campata. Ormai però il principio di corrispondenza con l'edificio gotico aveva convinto la fabbrica a seguire la strada indicata da Buzzi, che però nel 1657 morì, sostituito alla direzione da Gerolamo Quadrio. Gli ultimi progetti, presentati tra il 1787 e il 1791, riprendevano il lavoro del Buzzi e nel 1805, su insistenza di Napoleone Bonaparte, venne finalmente scelto il progetto di Felice Soave, con una soluzione che manteneva il profilo originario a capanna del Duomo, senza distruggere però il già costruito. Mancavano infatti 6 giorni all'incoronazione di Napoleone con la corona ferrea a re d'Italia, ed era tale la sua euforia da portarla a promettere che la spesa per la cattedrale sarebbe stata sostenuta direttamente dalla Francia. Quindi, dopo le sue pressanti insistenze, l'opera in 7 anni venne finalmente conclusa. Napoleone, per ringraziamento, volle la statua di San Napoleone su una guglia del Duomo, la quinta dalla facciata su una navata maggiore a sud. Nel 1884, quando i lavori sembravano finalmente finiti, Aristide De Togni, un facoltoso rappresentante di aziende straniere che producevano pizzi e ricami, lasciò una cospicua somma di denaro per la riforma della facciata del Duomo. In realtà il denaro non sarebbe stato sufficiente per realizzare la facciata ex novo, ma solo per ricostruirne il coronamento, realizzato in fretta e con materiali scadenti. Nel settembre del 1886 venne bandito un concorso internazionale a cui parteciparono più di 120 concorrenti. In quel periodo, dominato dalle idee di Viollet-le-Duc, secondo le quali bisognava riportare i monumenti al loro stile originario, era giudicato un'offesa al senso comune ogni promiscuità di carattere architettonico in un edificio storico. Nell'agosto dell'anno successivo venne bandito un concorso di secondo grado, al quale furono invitati 15 artisti selezionati dal precedente concorso. Il 27 ottobre il giurì accoglieva la relazione dell'architetto Boito, che dava come vincitore l'architetto Giuseppe Brentano, e esprimeva l'auspicio che venisse accolto il progetto di Beltrami di costruire un campanile isolato dove mettere le parti più pregiate della facciata che sarebbero state smontate. Brentano moriva l'ultimo giorno del 1889 senza poter realizzare i disegni esecutivi del suo progetto, ma lasciando uno splendido modello in legno oggi al Museo dell'Opera. Nel frattempo si cominciò a porsi la domanda se davvero fosse necessario distruggere tutto quello che di buono era stato fatto nei secoli da tutti quegli artisti che avevano avuto come unica colpa quella di non aver fatto propri gli stili degli antichi maestri. Ci si accorse che dal punto di vista economico non sarebbe stato possibile finanziare la ricostruzione dell'intera facciata e i lavori appena cominciati nel 1902 vennero sospesi. Decise invece di nominare una commissione per la riforma del coronamento superiore, di cui non era escluso il pericolo di un crollo parziale. Nel 1910 venne elaborato un diverso progetto per la falconatura, che venne conclusa nel 1925. Nei decenni successivi verranno realizzate le grandi porte, a cominciare da quella centrale realizzata dal Pugliaghi, dedicata alle gioie e ai dolori della Vergine. Per finire, una curiosità. Nel 1938 Benito Mussolini annunciò la costruzione in Piazza Duomo di un campanile, su progetto di Vico Viganò, che avrebbe dovuto chiamarsi Torre delle Memorie, delle Vittorie e delle Glorie. La torre, alta 164 metri, avrebbe dovuto essere terminata entro il 1942 e sarebbe diventato il campanile più alto del mondo. Non se ne fece nulla, anche perché di lì a poco l'Italia entrava in guerra, con le tragiche conseguenze che ne seguirono e che rischiarono di compromettere la grande cattedrale, che per secoli aveva attirato nei suoi cantieri i migliori artisti in circolazione, un concentrato di opere d'arte che non ha paragoni.